Salve ragazzi, un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Pagghitari. Questa sera sotto l'acqua abbiamo questa S3 fantastica con questo grigio che è uno dei colori Audi Exclusive. Abbiamo anche qualche personalizzazione fatta dal proprietario dell'auto. Come vedete, queste pinne sono proprio delle pinne in plastica morbida in carbonio. Poi abbiamo un accessorio, un optional Audi, non è stato fatto aftermarket, in carbonio. Questo spoiler che schiaccia a terra ovviamente la vettura ad alte velocità, che è molto molto bello. Poi andando sotto troviamo anche la sostituzione degli scarichi con uno scarico ovviamente sdoppiato Agrapovic. Il sound ve lo faccio sentire appena dopo accendiamo la macchina e andiamo a vedere le attivazioni che abbiamo fatto. Allora, questa macchina ha antifurto di serie, quindi andiamo a chiudere, il classico beep a conferma della chiusura centralizzata. Come vedete, poi gli specchi retrovisori sono rimasti chiusi perché andiamo a tenere premuto il tasto di chiusura e gli specchi retrovisori si andranno a chiudere. È un'ottima alternativa per evitare di chiudere e aprire gli specchi ogni qualvolta apriamo e chiudiamo la macchina, per salvare i motorini di avviamento degli specchi. Adesso andiamo all'interno a vedere che cosa abbiamo fatto. Eccoci dentro. E come potete vedere, la prima cosa che salta agli occhi è il logo benvenuto Audi Sport. Staging lancette, il suono di benvenuto dell'impianto infotainment, e andiamo a accendere il motore che già da dentro la macchina molto ovattata, ma si sente questo scarico fantastico. Andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto su questo bellissimo virtual cockpit. Allora, innanzitutto andiamo a vedere che avevamo il cronometro da pista. Come vedete, noi siamo andati ad aggiungere il cronometro da pista, quello 0100, 0200, un quarto di miglio e un ottavo di miglio. Poi, come potete vedere, questo nella visualizzazione sport abbiamo potuto mettere il quadro dell'RS3. Infatti abbiamo il boost lì a destra, poi abbiamo il G-meter, coppia e potenza, che come vedete quando vado a schiacciare l'acceleratore tutto completamente funzionante. Andando invece a mettere il quadrante più classico, come potete vedere ovviamente i dati di coppia e potenza sono al centro, e nel contachilometri andiamo a vedere le velocità intermedie 10, 30, 50 che prima non erano presenti. Il fondoscala era comunque a 300, l'abbiamo lasciato a 300 con le impostazioni però dell'Audi RS3 con il logo di avvio di Audi Sport. Andando sempre a vedere i diversi cruscotti, andiamo a vedere le diverse visualizzazioni del virtual cockpit, perché in questa situazione, in questa auto, abbiamo sia questa impostazione qui, ovviamente sempre con i diversi dati al centro del cruscotto, quindi, oppure quella ancora più bella che vogliono tutti, che è questa, che effettivamente è veramente quella più bella. Sentiamo innanzitutto questo fantastico motore. Questa è quella che ha di serie l'RS3, che è fantastica. Adesso andiamo a vedere la parte infotainment. Allora, nella parte infotainment andiamo in vettura. Allora, nel menu luci, quindi illuminazione esterna, luci diurne,
la possibilità di spegnere i DRL. In questa situazione siamo in menu privacy, quindi ci possiamo appartare ed essere non essere, diciamo, visti, perché andiamo a spegnere tutte le luci esterne. Tornando indietro, andiamo a vedere invece nelle impostazioni della chiusura centralizzata. Allora, il segnale acustico al bloccaggio è il beep di conferma che vi ho fatto sentire prima in chiusura e apertura. Ripiegamento specchi: questa macchina ovviamente ha il ripiegamento specchi di serie, quindi ogni volta che chiudiamo e apriamo la macchina gli specchi si aprono e si chiudono. Però vi ho fatto vedere prima che tenendo premuto il tasto di chiusura del telecomando gli specchi si chiudono manualmente. Perché? Perché abbiamo tolto questa funzione. Se invece vogliamo che gli specchi si chiudano e si aprono ogni qualvolta chiudiamo e apriamo la macchina, non facciamo altro che rimettere la posizione quella originale. Andando invece a parlare di assistenti alla guida, un'altra cosa molto importante, come vedete il lane assist che avevamo disattivato prima di spegnere la macchina rimane disattivo perché abbiamo effettuato la memorizzazione dell'ultimo stato del lane assist, quindi siamo noi che decidiamo se avere abilitato o no questa funzione, e non è più la macchina ad ogni accensione che ci rimette in on il sistema. Ovviamente lo mettiamo perché comunque è molto utile, e andiamo avanti a vedere le altre cose. Nella parte invece phone, un'altra cosa che abbiamo abilitato è la conferenza telefonica, che è la possibilità di parlare con due contatti contemporaneamente. Andando invece nella parte media, come vedete abbiamo una bella chiavettina lì con dei file video. Infatti, se andiamo a vedere nella parte media, tempo che carica un video, andiamo a vedere il video di Fast and Furious, che ovviamente vediamo anche un po' di volume, eccolo là, che ovviamente è possibile vederlo soltanto a veicolo fermo. Adesso noi diamo un po' di gas, oggi la giornata purtroppo piove come potete ben vedere, andiamo a dare gas ma il video continua ad essere riprodotto perché abbiamo effettuato lo sblocco del video in movimento. Ovviamente questa è una funzione che, diciamo, non vogliamo incentivare l'utilizzo di questa funzione durante la guida, però se avete, diciamo, dei bambini e volete intrattenerli, potete anche mettere un qualsiasi cartone animato, insomma fate un viaggio e questa funzionalità vi risulterà molto molto comoda. Un'altra funzione che abbiamo attivato è la memorizzazione degli abbaglianti automatici. Infatti, come potete vedere, dopo la riaccensione della macchina l'abbagliante automatico è rimasto in memoria. Un'altra attivazione che abbiamo fatto, come potete vedere la macchina è accesa però la possiamo chiudere, quindi la possibilità di chiudere la macchina anche a motore acceso e ovviamente poi anche di riaccenderla. Questo è molto utile se dobbiamo andare a prendere, che ne so, il giornale all'edicola, lasciamo la macchina climatizzata parcheggiata a bordo strada e quindi torniamo in macchina con la macchina che è climatizzata e possiamo rientrare e andarcene. Con questa ultima visualizzazione della parte prettamente sportiva di questa S3 vi salutiamo, non scendiamo dalla macchina perché piove, tutto lo staff di Vaghidali vi saluta, se vi è piaciuto il video mettete tanti like, iscrivetevi al canale e un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghidali.